qui c'è tutta la cronistoria per il centenario e anche di quello che abbiamo fatto. E passerà alla storia per chi fra 100 anni e più apriranno questo luogo. C'è anche la ferma, la pietra. È fine. Un quadretto della Madonna, tre rose, una da parte mia, dei frati, una da parte dell'amministrazione comunale, una da parte del comitato, in più questa che ricorderà ai posteri l'avvenuto miracolo. Anche qui c'è il carro. Come l'ho sigillato, io non fa niente. Bene, possiamo procedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, fonte di perdono e di pace, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, i nostri defunti qui dormono nella pace di Cristo. La Chiesa sosta in preghiera in questo luogo, nel ricordo di coloro che con la morte ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli. Non è il luogo da vivere nel lutto e nel dolore. Per noi è un luogo all'insegna della speranza. Speranza è una vita che non muore. Qui celebriamo infatti il mistero pasquale dove la morte è vinta dalla vita. Anche il nostro fratello Carmine è stato associato al mistero pasquale del Cristo Signore. Nella sua infinita provvidenza e nel percorso dei segni misteriosi del suo progetto su ciascuno di noi, il Signore ha predisposto per il nostro fratello Carmine, figlio di questa comunità frigentina, un disegno particolare. Il 9 maggio 1920, infatti, dopo sogni premonitori ed ispirato dalla Vergine Maria, ritrovava sotto uno strato di terra la maiolica raffigurante la Beata Vergine del Buon Consiglio. Guidato dalla Chiesa locale e dai suoi pastori, unitamente alla sua semplicità ed umiltà, collaborato e sostenuto dai benefattori, ha lasciato a questa comunità e alla diocesi un santuario per custodire la preziosa maiolica. Ringraziamo dunque il Signore per il dono fatto a questa comunità frigentina e all'intera arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia, ed invochiamo la misericordia del Signore affinché questo nostro fratello Carmine possa partecipare al convito dei santi nel cielo e sia erede dei beni eterni promessi da Dio ai suoi servi fedeli. Preghiamo. Dio onnipotente,
il tuo unico figlio nel mistero della Pasqua è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno. Concedi al nostro fratello Carmine di condividere il suo trionfo sulla morte e di contemplare in eterno teo Padre che lo è creato e redento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per non fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Abbiamo ascoltato la parola di Gesù dal Vangelo e cogliamo questa occasione nel ricordare il nostro fratello Carmine, che nella volontà di Dio ha lasciato a questa comunità un segno grande, un segno che è diventato in qualche modo anche parte dell'identità di Frigento, il santuario del Buon Consiglio. Frigento è una lunga storia, però vedete come nel disegno di Dio la storia si arricchisce sempre di elementi nuovi per sentirci suo popolo. E questo è stato un altro segno, ormai 100 anni fa, che Dio ci ha dato perché potessimo sentirci suo popolo, nel nome di Maria. Ma dal Vangelo che abbiamo ascoltato vorrei prendere due verbi, due parole, che ci aiutano a vivere questo momento. Quando Gesù dice che la volontà del Padre è che nessuno vada perduto, e ho pensato, proprio leggendo, ascoltando il Vangelo, il ritrovamento di questa maiolica è un segno che Dio vuole che nessuno di noi vada perduto. La maiolica poteva rimanere sottoterra per sempre, invece è stata ritrovata. È l'immagine di Maria. Maria è già assunta in cielo nella gloria, certo, ma non è solo che è l'immagine di Maria. Maria, figlia prediletta del Padre, in questa icona ritrovata ci dà un altro segno, che Dio vuole che nessuno di noi si perda. Ricordatelo allora, quando pensate al ritrovamento, pensate: Dio non vuole che io mi perda. E noi sappiamo come ci perdiamo. Il mondo, chi non ha fede, pensa che ci si perde quando nessuno ci ricorda più. Ma questo è un pensiero mondano. Noi, anche se non ricordassimo Carmine, Carmine non è perduto perché è nella gloria di Dio. Stiamo attenti a non confondere il perdersi con l'oblio della memoria. Certo, l'oblio della memoria ci spaventa, ma noi non viviamo perché gli altri ci ricordano. Noi vivremo perché raggiungeremo Dio. Raggiungeremo Gesù risorto, e qui nel cimitero, ecco, è importante ricordare questa fede. Non vivere perché gli altri ci ricorderanno, ma vivere perché risorgeremo. E questo è l'altro verbo del Vangelo che abbiamo ascoltato. Non vuole che nessuno si perda, ma vuole che lo risusciti nell'ultimo giorno. L'ultimo giorno
noi lo vediamo in senso cronologico, l'ultimo giorno di questo mondo, il giudizio universale, ma vediamolo adesso in senso, nel senso della pienezza. L'ultimo giorno è il compimento per tutti gli uomini e anche per il mondo, per il cosmo, del disegno di salvezza di Dio. Allora questo segno qui, quando passate, ci ricordi soprattutto queste due verità che ci riguardano. Dio non vuole che ci perdiamo, e quindi attenti al peccato che ci può portare alla rovina, alla mancanza di fede che ci può portare alla perdizione, alla mancanza di amore che annulla ogni sforzo di bene. Quando non amiamo non c'è nessun sforzo di bene più. Quindi ricordatevi, pensando a Carmine, che Dio vuole che nessuno si perda. Ecco perché la maiolica è stata ritrovata. Però ricordiamoci che se questo popolo ha eretto un tempio grande per questa maiolica ritrovata, Dio ha preparato un regno eterno per i suoi figli che, grazie a Gesù Cristo, risorgeranno. Grazie a Gesù Cristo noi risorgeremo non per un tempio fatto da mani d'uomo, ma risorgeremo per il tempio della gloria eterna che è il regno di Dio. Amen. All'invito male, guardami, Signor, vienimi a gioia e compitor di fe. Se la notte nera verrà agli occhi miei, sì, la mia stella splendi innanzi a me. Fratelli e sorelle carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ama quanto ha creato e ha compassione di tutti noi. Chiediamo il dono del tuo spirito di vita e di santità. Preghiamo insieme, diciamo: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. La Chiesa testimoni con coraggio la sua fede e proclami con gioia il regno dei cieli e la speranza nella vita eterna. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. L'amore per coloro che hanno vissuto con noi trovi continuazione e consolazione nella speranza di ritrovarli un giorno in cielo. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Il nostro fratello Carmine e nostri fratelli e sorelle sepolti in questo cimitero, che attendono il giorno della loro risurrezione, attingano dalle nostre preghiere e dalle nostre opere di carità i meriti per godere la gioia e la pace eterna. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. I morti a causa della pandemia in corso, della violenza e della guerra o dei disastri naturali possano godere la vita in pienezza nell'eternità. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. La meditazione delle realtà eterne ci aiuti a prepararci al momento della morte. Ci doni la grazia di vivere da risorti. Noi ti preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Dio grande e buono, ascolta le nostre invocazioni. Aiutaci a riconoscere su questa terra la presenza dello Spirito e donaci di godere della vita eterna, la comunione piena con te. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Signore pietà. Signore pietà.
Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sii benedetto Dio Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù dai morti, con una speranza viva per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che rivolgiamo a te per il nostro fratello Carmine e per tutti i nostri cari che hanno lasciato questo mondo. Apri loro le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea gloriosa della Santa Gerusalemme. Conforta quanti sono nel dolore e del distacco, con la certezza che i morti vivono in te, e anche i corpi affidati alla terra saranno un giorno partecipi della vittoria pasquale del tuo Figlio. Tu che sul cammino della Chiesa hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione e guidati dal suo buon consiglio, sostieni la nostra fede, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta a te, che sei la gioia senza fine. Te lo chiediamo per Cristo, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatto tuoi figli ed eredi della gloria futura. Amen. Amen. Ecco l'aurora del nuovo dì, il cielo splende in un più bel sol, Cristo s'avvicina perché soffrì. Alziamo il capo, il Signore è qui. Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la notte di. L'eterno riposo dona loro, Signore, che avessi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Eccellenza, un saluto veramente grato per la presenza questa mattina qui, presenza che è costante ogni volta che la nostra comunità parrocchiale e la nostra comunità civile si riunisce per dei momenti importanti. Un ringraziamento da parte mia, un ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale, qui rappresentata anche dagli assessori e dai consiglieri, a Don Pietro, il nostro parroco, sempre dinamico, che ci guida nei momenti importanti. Ed è stato stimolo anche per questa celebrazione di questa mattina. Un saluto e un ringraziamento al rettore del convento del Buon Consiglio per quello che fanno quotidianamente. Loro sono emanazione proprio di questo ritrovamento che è stato fatto 101 anni fa. Un ringraziamento a tutti i presenti, ai rappresentanti della pubblica assistenza, al coro, e un saluto particolare ai parenti di Carmine Capobianco. Oggi, dicevo, eccellenza, è un momento importante. Lei ha detto molto bene che non abbiamo bisogno di simboli, però io laicamente
devo dire che l'epigrafe che è qui è fondamentale per conservare la memoria, è fondamentale per far ricordare anche alle nuove generazioni, alle future generazioni, una persona, un rappresentante della nostra comunità che 100 anni fa, una persona umile come sono le genti di questo territorio, e lei lo ha detto prima, una persona semplice, ispirato in sogno dalla Madonna più volte, ha ritrovato l'effigie della Madonna del Buon Consiglio, che ha fatto sì che quella località fosse non solo frigentina, ma fosse di riferimento per l'intera vallata, fosse di riferimento anche per le comunità vicine, e noi siamo molto orgogliosi di questo. Quindi era necessario che la comunità frigentina facesse un passo importante come questo. Forse lo abbiamo fatto con un po' di ritardo, ma come si dice, meglio tardi che mai. Ed abbiamo, ed è stato scelto anche una giornata importantissima, perché oggi ricorre, quest'anno ricorre il 75esimo della morte di Carmine Capobianco, ma è anche il 75esimo della Repubblica Italiana. Oggi, 75 anni fa, i nostri genitori, i nostri nonni, hanno, e le donne per la prima volta sono state chiamate a votare, ed hanno dovevano scegliere tra la Repubblica e la Monarchia, ed hanno scelto la Repubblica. A Frigento il voto per la Repubblica è stato plebiscitario, eccellenza, mentre nel Sud Italia si votava in modo diciamo diverso. E siamo orgogliosi di questo, perché in ogni circostanza la comunità frigentina dà un segno forte delle sue capacità di ragionamento e di riflessione sulle cose. Quindi, eccellenza, grazie per la sua presenza, grazie per questa opportunità. Per me è una grande emozione. Non capita sempre ad un sindaco di poter inaugurare una lapide, una epigrafe, che è un segno antichissimo, che noi non dobbiamo perdere e che ci deve far conservare la memoria. Grazie. No, chiedo scusa. No. Tra i ringraziamenti ho dimenticato di ringraziare il Comitato Festa del Buon Consiglio. Meritano davvero un applauso. Io ringrazio per tutti il presidente, il professore Stanco Ladislao, che da anni stava perseguendo questo obiettivo. Vi posso confermare che è venuto decine di volte in comune, perché dovevamo organizzare questa giornata e ce l'abbiamo fatta, e io gli sono grato e chiedo scusa se mi è sfuggito il ringraziamento prima. Grazie di nuovo. Io vi rubo pochi minuti, eccellenza. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nostra cerimonia, che di fatto conclude le celebrazioni per il centenario del ritrovamento dell'effigie della Madonna del Buon Consiglio, alla quale noi frigentini siamo molto devoti. Sono passati quasi 2 anni dal momento in cui il nostro caro Vescovo ha dato inizio a questo anno santo giubilare, e tanta la nostra volontà è cambiata. La grave situazione epidemiologica ha modificato il nostro stare insieme, le nostre relazioni. Siamo stati tutti messi a dura prova. Abbiamo affrontato prove fisiche e psicologiche, ma nulla ha scalfito la nostra voglia di sottolineare e condividere gli appuntamenti importanti della nostra comunità. Grazie, eccellenza, a nome mio e del gruppo che rappresento, per il suo sostegno spirituale ed economico, affinché questa opera potesse essere portata a termine. Le iniziative che avevamo in mente per il centenario erano molteplici, ma la situazione pandemica ci ha impedito di realizzarle. Questo periodo abbiamo provato a viverlo diversamente, cercando domande senza rincorrere risposte, ma non ci siamo divisi. Abbiamo rafforzato i nostri sforzi restando vicini alla comunità religiosa, pur di raggiungere gli obiettivi minimi che ci eravamo proposti. E prova ne è stata la manifestazione religiosa del 9
sì. Maggio scorso abbiamo fatto di tutto perché noi riuscissimo a fare quella manifestazione. Questo comitato festa, di cui io sono il rappresentante da sempre, ha posto una particolare attenzione alla figura di Carmine Capobianco, nostro caro conterraneo, persona semplice, umile e poverissima, che trovò la sacra effigie della Madonna. E noi abbiamo realizzato il monumento nella piazza del Buon Consiglio, quello che è stato inaugurato da loro. Oggi finalmente siamo riusciti, dopo tanti anni, a dare una degna sistemazione alle spoglie di Carmine, grazie all'impegno costante e caparbio del nostro caro amico parroco Don Pietro Bonomo, che sposando la nostra volontà si è impegnato in prima persona per dare una originalità all'opera, reperendo artisti locali, e ancora una volta si è dimostrato più frigentino dei frigentini. Da qualche giorno abbiamo vissuto intensamente le celebrazioni per i 20 anni del suo sacerdozio. Ringraziamo il Signore per averci donato un parroco che ama e si prende cura della sua comunità in maniera totale. Le ossa di Carmine Capobianco ora riposeranno in questo sacrario commemorativo concesso dall'amministrazione comunale presieduta dal signor sindaco professor Carmine Ciullo, che insieme all'architetto Ettore giornalmente hanno curato la realizzazione dell'opera ed hanno messo a dura prova la pazienza dell'amico muratore Carmine Mignone. Ed è doveroso. Tutti i santi giorni siete stati qui, insomma io non posso dire che non ci siete, non siete stati presenti. A tal proposito, consentitemi di ringraziare il superiore del nostro convento, padre Bernardino, che pur non essendo italiano, si è inserito nella nostra comunità frigentina e ha dimostrato interessamente e presenza per la realizzazione dell'opera. Un ringraziamento particolare sentito va alla pubblica assistenza Rocco Pascucci e al suo presidente, che è sempre presente con i suoi volontari a darci una mano in ogni occasione. Era doveroso perché siete stati eccezionali il 9 di maggio, avevamo tanta paura 2 giorni prima, però ci siamo riusciti. Un ringraziamento, allora desidererei inoltre ringraziare il signor Petruzzo Valerio, il marmista che si è messo a disposizione, devoto e benefattore della nostra Madonnina, ed il maestro scultore Forgione Luciano, che Claudio, Madonna, sembra che qua, Claudio. Lo so, chiedo scusa, ma okay. E infine vorrei ringraziare sentitamente tutta la comunità frigentina per la devozione mostrata e per la partecipazione sempre attiva. Abbiamo dimostrato che lo stare insieme, uniti, nonostante le distanze obbligate, ci ha portato ad essere più forti e a realizzare comunque quanto cominciato nella consapevolezza che chi vive in noi non muore mai. Grazie. Niente, è stata un'idea, il tutto è stata un'idea che è venuta a Gerardo, ma pure io ce l'avevo già da parecchio tempo perché dava un po' fastidio vedere queste ossa depositate lì all'ossario. E qui praticamente noi quando abbiamo realizzato questo, non è che abbiamo realizzato un'opera per una persona particolare, una persona umile, che però ha avuto questa fortuna di essere ispirato dalla Madonna per trovare queste cose. Quindi abbiamo disposto in una maniera simmetrica le cose, mettendo un po' più bassa la lapide di Carmine rispetto a questo. Per il resto l'abbiamo fatto con materiali molto poveri, perché quello avevamo a disposizione e quello siamo riusciti a fare. Tutto qua. Grazie. Volevo leggere quanto è stato scritto su questa lapide. Chi mi trova, trova la vita ed otterrà favori dal Signore. Il parroco, il sindaco e l'amministrazione comunale, il comitato festa Maria Santissima del Buon Consiglio, in occasione del primo centenario del ritrovamento della Maiolica, con memoria grata e riconoscente, ricordano la figura semplice e mite di un figlio di questa comunità frigentina ed umile strumento della provvidenza celeste. Frigento, 9 maggio 2021.
solo due parole, perché questo appuntamento, l'appuntamento di oggi era uno, come ricordava Gerardo, uno dei tanti eventi che avevamo programmato per il centenario. Sono stato un po' caparbio pure io in questa scelta, questo progetto che è stato fatto, perché anche a me dava fastidio che le ossa, i resti mortali di questo nostro concittadino stavano ignorati e dimenticati da tutti. Perché, come diceva anche il Vescovo e come ha ricordato anche il Sindaco, al di là dei primi momenti in cui 100 anni fa Carmine, come in tutti gli eventi prodigiosi, può succedere, non è stato creduto all'inizio, fu preso per ubriaco, fu preso per una persona che è stata manipolata perché doveva creare un evento che desse una scossa anche un po' campanilista alla comunità di allora. Al di là di tutto questo, siccome il Signore sa guidare con la sua provvidenza celeste, il santuario dopo 100 anni c'è ancora. C'è una comunità, ci sono tante comunità che gravitano attorno al santuario, ma fondamentalmente c'è il culto alla Madonna, che è una devozione che parte non solamente dalla caparbietà di questo umile figlio di questa comunità, ma parte soprattutto dalla devozione del cuore. Ci sono stati dei percorsi particolari per arrivare a questa soluzione definitiva, non li racconto perché abbiamo avuto anche un po' di scontri, come è normale che ci sia tra un parroco e alcuni figli dialettica, della comunità, dialettiche, come con l'architetto in modo particolare. Io non avevo, la mia intenzione non era quella di prendere le ossa e sistemarle in un loculo, non ci voleva niente. Noi dovevamo fare una qualcosa che restasse nella memoria. Una comunità che non vive di memoria è destinata a morire. Quello che purtroppo stiamo dimenticando, le nuove generazioni stanno dimenticando in modo particolare, è il ricordo della memoria di ciò che è stato il passato. Perché la memoria diventa la spina dorsale di una comunità che vive il presente, si proietta nel futuro e soprattutto ricorda il passato non per un senso di nostalgia, ma perché nel passato trova l'identità e la storia e la cultura di una comunità. Ecco perché ho voluto un qualcosa che non sembrasse un loculo, ma un monumentino ricordo. Perché, ripeto, un loculo si poteva trovare ed è facile da sistemare, però un qualcosa che richiamasse la figura di una persona che con la sua semplicità e soprattutto anche forse con la sua caparbietà è riuscita a trasformare un luogo, il piano della croce, in un polo di devozione alla Madonna del Buon Consiglio in modo particolare. Questo è il significato di questo monumentino. Non chiamiamolo loculo dove si stanno le ossa di Carmine Capobianco. Questo è un monumentino ricordo che per chi nel presente, anche proiettato nel futuro, vorrà ricordare questa figura semplice e umile, emblema di una comunità che ha creduto sempre a determinati valori. Carmine veniva da una famiglia poverissima, come erano povere tutte le famiglie della nostra comunità. Persona semplice che si è lasciata guidare anche dai pastori, come ti ricordavo, dai pastori del suo tempo, dal vescovo di allora, di Avellino, dal parroco Don Generoso Ciullo, si è lasciato guidare, si è lasciato accompagnare, e quello che oggi noi ricordiamo è una memoria grata, perché chi veramente trova il Signore trova la vita e otterrà favori per sempre. Grazie a tutti quanti voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio creatore Padre, che nella resurrezione del suo Figlio ha dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Amen. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Amen. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio
e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Suffraghiamo i nostri fratelli defunti con la preghiera, la carità e vivendo nel quotidiano le beatitudini del Vangelo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie ancora a tutti. E il Signore accompagni sempre i passi di questa nostra comunità. Grazie Don Pasquale per la sua presenza. Grazie. Come segno anche di continuità e di legame con la nostra arcidiocesi. Sono nel tempo, nella prova qua giù. Oh madre, nel buon consiglio, dona la pace sei tu. Siamo qui come bambini davanti a te, solo noi come un tempo a Nazaret. Non tardare, vieni presto in mezzo a noi.